Salve, oggi vediamo un libro molto interessante relativamente a Bumil Rabal ed è questo qui, Una storia della sua vita, scritta da un polacco, Kacorowski, Aleksander Kacorowski, ed è un libro molto interessante perché fa un po' di chiarezza. Allora, primo punto sul quale c'è bisogno di fare chiarezza, quando ha scritto le varie opere Bumil Rabal? È difficile saperlo perché alcune opere non sono mai state pubblicate, sono sparite i manoscritti, bruciati in qualche modo. Altre opere poi sono state mandate al macero in un certo periodo della sua vita. Molto spesso lui fa entrare dei racconti dentro altri racconti e quindi insomma c'è un po' di confusione. Questo libro chiarisce un pochettino. Allora, innanzitutto Rabal è nato come poeta surrealista. Poeta surrealista, ma non ha pubblicato fino a 50 anni, a 49 anni, quando ha pubblicato un romanzo, La perlina sul fondo, è proprio così il titolo di questo piccolo romanzo, che da noi è stato pubblicato per esempio solo nel 2020, quest'anno. È stato pubblicato da una casa editrice che adesso non ricordo, ma è stato pubblicato adesso ed è il suo primo romanzo. Poi ho avuto dei periodi, no? Durante i quali insomma ha scritto varie cose e ha avuto un diverso successo che si riflette anche nel suo modo di scrivere. Nel 1948 sappiamo ci sono andati i comunisti al potere in Cecoslovacchia, però lentamente nei 20 anni che sono passati dal 1948 al 1968 c'è stata una lenta ma progressiva, come dire, liberalizzazione parziale ovviamente delle arti. E Rabal in questo periodo è diventato abbastanza conosciuto sia dentro la sua nazione sia all'estero. Tutta questa libertà finisce con il 68. Nel 68 abbiamo l'invasione di Praga, della Cecoslovacchia, da parte delle truppe del Patto di Varsavia, e poco dopo, quindi probabilmente l'anno successivo, i suoi libri vanno tutti quanti al macero. E qui inizia una fase abbastanza particolare di Rabal. Lui comincia a scrivere dei nuovi libri dedicandosi al ricordo del passato, quando era piccolo. Tutta una serie di libri che racconta Nymburk, il posto dove è cresciuto, la vita che faceva là, la sua famiglia, sua mamma, suo papà, eccetera. E sono libri particolari, molto belli, che insomma vanno letti. Ma poi racconta tutto il resto della sua vita. C'è un aspetto di questo testo che secondo me è molto importante, riguarda gli ultimi anni della sua vita, gli ultimi anni, decenni, perché lui, dopo che i suoi libri sono stati mandati al macero, si è ritirato praticamente a Kersko, il paesino dove ha comprato una casetta, e nel frattempo è morta la moglie, sono morti alcuni dei suoi amici più cari, e quindi la sua è stata una esistenza molto triste, lui con i suoi gatti, la solitudine, eccetera. Non manca mai il telefonino nelle nostre conversazioni. E in questi ultimi anni scrive alcuni capolavori, che non vi sto a dire qua, li trovate tutti raccontati qua dentro, e anche se è in qualche modo accusato di, come dire, una sorta di partecipazione al regime, gli chiedono di fare un'intervista. Lui ritiene che possa essere un modo per facilitare la pubblicazione dei suoi libri, ma non è vero, non funziona così, non continuano come dire, il controllo della polizia politica, lui sta sempre peggio, diciamo la parte finale della sua vita è molto triste, tant'è che lui scrive un bellissimo libro che almeno a me è piaciuto moltissimo, Paure totali, che rileggerò a brevissimo. E finché quando è la data esatta, 3 febbraio del 97, si suicida, lasciandosi cadere dal quinto piano dell'ospedale dove era ricoverato. All'inizio la versione ufficiale era che è caduto sporgendosi, però tutti quanti quelli che lo conoscono
sanno, dicono, affermano che lui non si è, non è caduto, ma si è lasciato cadere dal quinto piano. Fra l'altro, in molte, cos'è che convince? Primo, che aveva tentato realmente suicidio dopo la guerra e che quindi non era nuovo per lui. Secondo, che il tema del suicidio è presente in molte delle sue produzioni. Non ve lo dico perché potrebbe essere uno spoiler che non voglio fare, però per esempio lui nel Flauto Magico, scritto 10 anni prima, quante volte volevo saltare dal quinto piano fuori dal mio appartamento in cui mi fanno male tutte le stanze, ma l'angelo mi salva sempre all'ultimo momento. Poi lo ripete qualche volta, quante volte ho avuto il desiderio di saltare la finestra, non per questo, ma perché ho visto morire a lungo la mia Pipsi, che è sua moglie, mia moglie, alla quale tanto assomigliava a Perla, ma quando ho trovato che Kafka, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che il suicidio era, col senno di poi si può dire che l'avesse in qualche modo, fosse presente nella sua mente per molti anni, insomma. E, bene, non voglio andare avanti, perché questo libro veramente lo consiglio, se vi piace questo autore, questo vi fa chiarezza. E non è come molte introduzioni al libro di altri libri scritti da altre persone che insistono su il suo modo di scrivere, tutto questo affabulare, questo straparlare, eccetera, che non è l'unica come dire, cifra della sua scrittura. Lui ha scritto anche dei libri seri, naturalmente con un modo di scrivere un po' particolare, ma non ha fatto solo questo tipo di libri, ha fatto anche dei libri molto, molto seri, molto commoventi e molto belli. Ecco, io concludo, eccola qua, Il gioco della vita, le edizioni EO, francamente non so se è ancora in pubblicazione, penso di sì, questo è stato dunque 2004, io l'ho comprato ovviamente dopo, anzi no, in italiano è stato pubblicato nel 2007, quindi è possibilmente che, probabile che ci sia ancora. Ecco, ve lo consiglio perché è veramente un libro che fa chiarezza su quest'autore. Buona lettura.